Sogna ragazza, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. L'autismo è un altro modo di vedere la vita. Non è che c'è un solo modo di vedere la vita, c'è un altro modo di percepire le situazioni, le emozioni che le mamme conoscono, i papà conoscono. Ti leggo dentro agli occhi, figlio mio, come ti va? E come vuoi che vada, come sempre, siamo qua. Queste sono cose che assolutamente obbligatorie moralmente per un artista. La presenza è un incentivo al sentimento, all'emozione, al piacere di stare con, e credo anche faccia del bene, insomma, da speranza. La pace ce l'hanno già queste madri, perché sono fortissime, però la speranza ogni tanto cade, vacilla, e invece ci vogliono dei momenti in cui dici la vita è bellissima comunque, sempre. Sogno ragazzo, sogno, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu. I ragazzi hanno queste percezioni personali della realtà che vanno assolutamente accettate, perché non hanno la stessa percezione che possiamo avere noi, però ne hanno un'altra che non è fasulla, è la loro, ed è un mondo bellissimo. Una volta conosciute le regole e le non regole di questo mondo, il mondo è fantastico. Ed è un mondo di intatto, inalterato, continuo amore.